ci associamo ogni giorno per resistere agli sfratti. Era sui giornali ieri, 5.000 persone in questa città rischiano la loro casa. Ci associamo per resistere alle condizioni di vita che ci vengono imposte. Lo spazio popolare Neruda da anni è quotidianamente aperto e si organizza dal basso, non solo per essere un tetto sopra la testa, ma per essere anche un posto dove si trovano le soluzioni ai problemi della vita. Ci associamo per resistere contro il razzismo quotidiano che le istituzioni mettono in campo. Ci associamo per resistere a chi ci vuole privare della possibilità di decidere sulle nostre vite. Ci associamo per resistere alla violenza sulle donne, a tutti quei piccoli e grandi gesti di razzismo che chi non è bianco in questo paese subisce. Ciao a tutti, io sono Valentina, mamma di 3 figli, sposata. Mio marito ha perso il lavoro nel 2019 per causa del Covid. Se non era per questa associazione a delinquere, come voi la state definendo, io mi sarei trovata in mezzo alla strada con 3 figli minorenni, perché lo Stato mi ha abbandonato, come ha abbandonato la maggior parte delle persone. Io, grazie allo sportello Prendo Casa, sono riuscita a trovare una sistemazione ad oggi. Ho lottato come stanno lottando tante di queste persone che sono in mezzo a noi. Noi siamo degli esseri umani e non dei pacchi. Se non troviamo aiuto nello Stato, dobbiamo rivolgerci all'associazione a delinquere come voi lì dentro li state chiamando. Non è così. Le nostre scuole ci crollano addosso, il nostro benessere per loro non ha alcun valore. Per difendere lo stato di cose presenti ci stanno sottraendo il nostro futuro, ma noi abbiamo tutte le intenzioni di riprendercelo. Noi giovani studenti abbiamo pagato un prezzo troppo alto e lo paghiamo tuttora. Durante la pandemia si è portato allo stremo un processo di alienazione che già era in atto. La scuola è stata ridotta a mero nozionismo, a un meccanismo atto a fare progredire lo stesso sistema di cose che è causa di questa situazione. Noi studenti ne abbiamo pagato le conseguenze, ma non siamo disposti ad accettarlo. Durante quest'anno, infatti, sono morti 3 studenti, 3 nostri compagni, Lorenzo, Giuseppe e Giuliano, durante degli stage di alternanza, mentre che invece di essere a scuola a studiare, erano in fabbrica, a lavorare. Il 28 gennaio, quando siamo scesi in piazza per protestare contro tutto questo, abbiamo ottenuto come unica risposta la repressione, sotto forma di ore di cariche e manganellate. Ma non ci siamo fermati, abbiamo occupato le nostre scuole, ci siamo ripresi i nostri spazi, rendendo la scuola veramente nostra. Siamo scesi in piazza in migliaia, riprendendoci le strade della nostra città, portando avanti le nostre rivendicazioni. Non vogliamo una scuola che ci mandi a morire, non vogliamo una scuola che cada a pezzi o che sia puro e mero nozionismo. Ma ancora una volta le istituzioni hanno solo saputo rispondere con la repressione, quando hanno arrestato 11 di noi. Hanno provato in questo modo a svuotare di senso le proteste, cercando infiltrati e colpevoli, provando a dividerci. Ma eravamo tutti uniti e ciò che abbiamo fatto è stato importante. Noi però siamo stufi e stufe che invece di ascoltarci si cerchi sempre e solo di renderci delinquenti. Non accetteremo mai che ci venga sottratto il nostro futuro e non ci fermeremo finché non avremo ottenuto un cambiamento reale. Ci riprenderemo tutto quello che ci è stato tolto e anche di più. Denunciate, perseguitate. Anche oggi siamo qui per esprimere la nostra solidarietà e dire che siamo anche noi tra questi delinquenti, che siamo anche noi dei partigiani, come una volta lo erano i nostri padri, i nostri nonni, e venivano anche loro chiamati delinquenti e banditi. Non ci fermeremo, non fermerete la lotta con questi mezzi, mezzucci direi, giudiziari, perché sappiamo benissimo come il diritto possa essere tirato da una parte e dall'altra, a seconda di come convenga il potere. Ma la lotta non si ferma, siamo tutti e tutte delinquenti. Anche noi, come studenti e studentesse dell'università, esprimiamo la nostra solidarietà alle imputate e agli imputati di questo processo e a tutto il movimento NoTav che viene costantemente criminalizzato. Come universitari e universitarie resistiamo ogni giorno agli attacchi verso la nostra libertà di sapere, di conoscere e di formarci.
ha unito TELT, che oggi si presenta come parte lesa, cerca di intitolarsi la ricerca scientifica, finanziando con migliaia di euro i dottorandi, affinché si parli del TAV in modo parziale per garantirsi i profitti. Siamo stanche e stanchi di vederci arrestati e arrestate ogni volta che proviamo a esprimere il nostro dissenso. Per questo, per difendere la libertà di espressione e di lotta all'interno degli spazi di formazione e della società, siamo qui a sostenere chi è imputato in questo processo e ci saremo sempre. Siamo tutti e tutte associati a resistere. La Questura di Torino non si fa problemi a reprimere ogni forma di dissenso e a bloccare qualsiasi iniziativa che si ponga contro l'attuale stato di cose. Manganella agli studenti, cerca colpevoli, ci chiama delinquenti, arresta e reprime. Ma noi non ci stiamo, siamo stufi e stufe di essere criminalizzati. Non è possibile che si cerchino di chiudere gli unici spazi che offrono uno sguardo differente, che propongono una socialità che sia alla portata di tutti e tutte e che creino la possibilità di esprimere se stessi all'interno di una società che ci vuole tutti omologati e soli. Ma noi soli non siamo e non abbasseremo mai la testa. Per quanto proviate a reprimerci, non ci avrete mai. Siamo complici e solidali dell'associazione a resistere e resisteremo fino a che non riusciremo ad ottenere tutto ciò che ci spetta. Siamo qui di fronte al Tribunale oggi per esprimere la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne che si trovano oggi a subire l'accusa di associazione a delinquere. Ci troviamo di fronte a una devastazione ambientale, a un caro vita, a un caro bollette sempre più insostenibile che costringe le persone a vivere al lastrico. In questo panorama la Questura di Torino è in grado unicamente di accusare chi fin dall'inizio difende la dignità delle persone e dei territori. Sappiamo chi ci dovrebbe essere in quelle aule. I veri colpevoli sono seduti comodamente sulle loro poltrone. Alcuni di loro sono proprio nel palazzo alle nostre spalle, quello di Intesa San Paolo. Vogliamo in quelle aule dirigenti di banche, vogliamo i dirigenti delle associazioni e delle multiutility. Vogliamo in quelle aule che ogni giorno cerca di reprimerci, chi ci vuole tutte e tutti in una città sempre più grigia e svuotata dalla vita. Siamo complici e solidali con chi invece questa città la sta riempiendo di voci, la sta riempiendo di lotte e socialità, slegata dalla logica del mero profitto. Che viva Scatasuna, che viva Neruda e che viva il movimento Rotag!